una produzione in caso immenso di Kojima! Ciao Sam, tu devi essere il nuovo arrivato. Benvenuto nella Bridges. Ma guarda, preferisco che tu mi dica come funziona il gioco, così iniziamo subito. No, dai. No, non funziona così, vieni, ti devo spiegare un paio di cose. Come te la cavi con le cinematiche e i tutorial? Beh, non è che siano il massimo, però se sono essenziali. Beh, allora non posso fare altro che dirti di resistere fino al capitolo 3. E quanto ci vuole per il capitolo 3? Beh, diciamo che il capitolo 3 è come il cielo. Lo vedi lontano, ma non puoi mai raggiungerlo. Vabbè, ho capito, però ci arrivo al capitolo 3, poi inizia il gioco. Ascolta, ci sono cinematiche, tutorial e musiche protette da copyright. Pensi di farcela? Voi siete pazzi, ci avete messo 4 anni per fare sto gioco e adesso mi viene a dire che è pieno di cinematiche. Ascolta, la situazione è questa, il gioco è così e così funziona. Ma davvero si consegnano soltanto pacchi? Soltanto pacchi, ha detto! Vedrai. Avete presente quelle missioni filler nei videogiochi come GTA o Skyrim? Quelle missioni dove devi portare un oggetto da un punto A a un punto B. Quelle missioni che non vuoi fare, quelle missioni vuote che sono semplicemente una passeggiata per dare un pochino più di gioco al gioco stesso. È chiaro, nessun gioco può essere perfetto, quindi ogni tanto ci viene infilato in mezzo a quella missione che proprio... ah, non ti va di fare. Questo gioco si basa su questo meccanismo. Data la loro profonda noia e inutilità, queste missioni negli altri videogiochi sono il più delle volte facoltative e ti danno dei bonus o dei miglioramenti, dei potenziamenti che non servono per forza al completamento della partita. Death Stranding è un viaggio continuo che ti permette di scegliere quale percorso fare per annoiarti il meno possibile. Sarai tu a scegliere che percorso fare e lo farai ogni volta. Il concetto non cambia. Stai consegnando pacchi! Puoi usare la moto, il camion, il carrello volante, gli esoscheletri, ma ognuna di queste migliorie non ti farà riemergere dalla monotonia del consegnare pacchi. Ma può capitare a volte di imbattersi nelle CA, argomento di punta del gioco. Il mondo dei vivi entra in contatto con quello dei morti e tu, da bravo corriere che sei, devi passare in mezzo a queste creature soprannaturali per raggiungere il punto B. Vieni qua, fatti doppiare, fatti prendere, fatti impedrare, gli faccio diventare... Questo, che è l'argomento di punta del gioco, è stato ridotto a una meccanica di gameplay che serve soltanto per rallentarti nel tuo lungo viaggio. Ma durante i nostri lunghi viaggi potremmo imbatterci nei muli, figli di fattorini rinnegati che... figli di fattorini che cercheranno di rubare il nostro carico. Alcuni sono diventati terroristi! Un'altra meccanica di gameplay che serve soltanto per rallentarci nel nostro lungo viaggio. Ma se il gameplay è un po' tanto ripetitivo, possiamo sempre ripiegare sulle interminabili cutscene con i loro personaggi dalle espressioni assenti, dialoghi sospesi e una grandissima regia che ha dovuto lavorare su dei personaggi che stanno lì e parlano. Si salva giusto la scena con i mostri. Senza approfondire l'antagonista uscito da Naruto o Mama che... Oddio Mama! Lei è mia figlia. E io sono sua madre. Ecco una tipica missione di Death Stranding. Ci si organizza per il viaggio, si prende la tizia che devi trasportare, magari con un veicolo, così fai meglio, e poi incontri delle simpatiche CA. Beh, retromarcia. Prendiamo un'altra strada, ma guarda un po', ci sono i muli che ti tirano quella lancia che ti fa sclerare il veicolo. Allora che fai? Devi andare a piedi e devi correre come un pazzo con questa che ti sta parlando, che già il viaggio è una rottura di palle di suo collega e ti racconta la storia della sua vita, di cui non te ne frega un cazzo. Prendiamo la moto, oh mio Dio, la moto è peggio della macchina. Piano, vai piano, perché sennò guarda, oddio, le CA! Va bene, con calma, con calma. Vabbè. Oh, cazzo! Torniamo indietro e va bene, ragazzi, mi fate passare, per favore. Grazie, grazie. Andate a cagare, testo di cazzo, che io ce la faccio comunque! Basta, cazzo! Pure la boss fight, vaffanculo, e mi arrampico, sono un cavallo di Skyrim! Oddio, sei! Fammi bene, porca troia, sì. Olè, guarda come salto, sì, cavolo. Oh, la stazione meteo. Dietro ci sono le montagne e devo attraversarle a piedi. Oh, piano, piano. Maledizione. Abbiamo perso Mama. Fine della storia, Sam.
Un videogioco dovrebbe avere alcuni fattori chiave da non sottovalutare, ma Death Stranding se ne frega. Non c'è alcuna sfida nel raggiungere dal punto A il punto B, ci sono soltanto degli ostacoli a farti perdere tempo. È questo il modo in cui Death Stranding si propone, come una continua perdita di tempo. Ho portato un pacco. Ma che è sta cosa? Possiamo evitare di vedere questa cosa di cui non me ne frega un cazzo? Ho portato un pacco! Quella era la mia fidanzata. Volevo mostrartela perché sai, io la amo molto. Mi fa piacere, ma a me non me ne frega un cazzo. Devi sapere che la mia fidanzata ormai è morta. Ma io ti ho portato il pacco! Lei è morta. Ma che cazzo me frega me? Sì, pronto, chi è? Snake, anche se sei la chiave per salvare il mondo, devi prima andare a recuperare la fidanzata di questo tizio perché è viva e lui non lo sa. Ma prima vai in un posto a raccogliere oggetti inutili in mezzo ai fantasmi a morire, ciao! Scusate ragazzi, ma siete proprio tra me e il carico che devo andare a prendere. Se mi fate passare, facciamo subito, dai! E perché dovremmo farti passare? Perché sei bello, eh? No, vogliamo toccarti e sportarti tutto! E va bene, e allora io vi faccio la pipì in testa. E non la pipì, no, però dai! Ah, sì, cavolo. Signorina, che facciamo? Andiamo, per favore. Ma chi è? Ma io una cazzina di circa 20 minuti. Devo raccontarti tante cose. Sì, come no, però me le racconti durante il viaggio, ok? Guarda che se mi sleghi posso camminare. Sì, come no. Che bello, ci ne accompagnino. Ascolta, se non stai zitta ti chiudo la zippa fino alla faccia e ti faccio morire asfissiata. Ah, sei la mia fidanzata. Spero non ti dispiaccia, ma ora io e la mia fidanzata faremo 20 minuti di sequenza animata dove ci amiamo. Non ti dispiace, vero? Guardarci mentre facciamo i cazzi nostri. Come non mi piacerebbe, ma devo andare a consegnare un pacco, mi dispiace, ciao. Ricordo, Sam. Ogni pacco rappresenta una promessa fatta a qualcuno. E quel qualcuno conta su di te. E si parte di nuovo. Di quando facevo il fattorino e attraversavo l'America apocalittica e c'erano quei ragazzacci, quei muli che volevano rubarmi la valigia, allora io la presi e gliela sbattei in faccia, ma mi pare fosse una bomba nucleare. Questo gioco ha il gameplay più ripetitivo e noioso che io abbia mai visto di questi ultimi tempi. La storia parla di salvare l'America dai terroristi, ricollegando tutti attraverso una grande rete Wi-Fi. È tutto sbagliato! Il protagonista può sconfiggere i nemici pisciandogli addosso, letteralmente è immortale! Ma viene impiegato a fattorino / operatore telefonico. Io sono sicuro che qualcuno mi chiederà, ma allora Death Stranding ti è piaciuto sì o no? Beh, diciamo che da una scala da 1 a 10 è... No!